Facoltà per 4 minuti. Grazie Presidente. Come sempre in quest'Aula mancano due cose: i ministri e il tempo. Di ministri non ne abbiamo visto neanche uno in una giornata di lavoro e il tempo è sempre troppo tardi per fare qualcosa. Presidente, io ho appena sentito l'intervento di chi mi ha preceduto, però vorrei dire, ma se dopo 1500 emendamenti non avete capito quello che c'era scritto, venite in aula a chiederci cosa volete, ditecelo, ma non bastano 1500 emendamenti, ma a voi serve uno bravo che ve li spieghi, perché qua è impossibile, ma diteci cosa dobbiamo fare per farvelo capire, io veramente non lo so. L'hanno già detto i miei colleghi prima di me, era un decreto iniziato ad aprile, è inciampato, è arrivato a maggio, è caduto a giugno, è rotolato rovinosamente ed è arrivato a luglio e al 18 di luglio questo decreto scade. Noi non riusciamo neanche a discutere questo decreto, in commissione non abbiamo avuto il tempo neanche quasi di leggerlo, se non che 10 minuti per vedere un parere in commissione del decreto che dovrebbe fare la storia dei decreti, 266 articoli più bis, tris e mettiamoci quello che vogliamo. Non abbiamo avuto neanche 20 minuti per poterlo analizzare insieme. Ma di cosa stiamo parlando, signori? Ma di cosa stiamo parlando? Nel frattempo, fuori nel mondo reale hanno chiuso imprese. La cassa integrazione non si è vista e la cassa integrazione è ancora quella di aprile, tra parentesi, non è quella di luglio che stanno aspettando. La potenza di fuoco è diventata impotenza, il gesto d'amore che è arrivato dopo, chiesto alle banche, è stato una pacca sulla spalla perché non è pervenuto, del resto dagli amici dei bancari non c'era da aspettarsi null'altro, a casa ci sono milioni di italiani, uomini, donne che si sentono presi in giro, ma voi non li ascoltate, non volete ascoltarli così come non volete ascoltare noi, ci sono milioni di attività produttive, piccole e medie imprese, artigiani, avvocati, commercialisti, chi più ne ha più ne metta, aziende della filiera agricola, tutta gente che domani non aprirà più. Ditelo agli italiani, dite cosa state facendo, ma diciamolo con chiarezza. State facendo 55 miliardi di debito pubblico, 55 miliardi di debito pubblico, punto. State sprecando questi soldi e quindi si poteva fare quella che voi non avete mai avuto il coraggio di fare, una flat tax per tutti al 15%, con 15 miliardi e il paese post-Covid ripartiva. Così avete fatto 55 miliardi di sussidi, di redditi di nulla facenza e poi la penta idiozia delle pente idiozie, il monopattino. Ma ragazzi, ma il mondo non ha bisogno del monopattino, ha bisogno di lavorare. E quando in commissione dicevano che questo era il documento della storia, avevano ragione, 266 articoli, ad occhio e croce serviranno 130, 150 decreti attuativi per mandare avanti questo decreto, ci vorranno sì e no 4-5 mesi e sapete cosa significa, cosa accadrà in questi 4-5 mesi? In questi 4-5 mesi il paese morirà aspettando i soldi che non arriveranno mai. State millantando finanziamenti nei fondi strutturali europei sapendo che il dazio da pagare subito dopo si chiama condizionalità, controllo e impegno della spesa. A proposito, qualcuno di voi sa dirmi dove sono le tabelle di marcia relative all'effettivo stanziamento di questi fondi? Qualcuno di voi sa dirmi con certezza se l'Italia sarà percettore netto? Perché se le garanzie sui futuri finanziamenti saranno agganciate al bilancio dell'Unione Europea, che peraltro è ancora in discussione, non solo i tempi si allungheranno ancora di più, ma continueremo ad essere contributori netti, punto e chiuso. Mi viene voglia di dire solo una cosa, di ricordare solo una cosa, e poi concludo, Presidente, perché il Ministro comunque non c'è, quindi mi rivolgo a lei o a Castaldi, che è sempre presente. L'operazione è riuscita perfettamente, la migliore delle operazioni della storia della medicina, su un tomo di 200 e passa articoli, ahimè il paziente è morto, ahimè il paziente si chiamava Italia. Grazie, senatore.